intro. L'unione fa la forza. Mai come oggi questo proverbio trova riscontro nella realtà. A confermarlo sono tre colossi del mercato italiano, che portano il nome di Mercedes-Benz Italia, Siemens Italia ed Enel, uniti per apportare uno sviluppo concreto nell'ambito della mobilità sostenibile. Si tratta di un sodalizio importante, suggellato di recente a Milano in occasione dell'E-Mobility Day, una giornata pensata per illustrare i progressi ottenuti, ma soprattutto i benefici di cui potrà godere la popolazione mondiale in futuro, se la rete dei trasporti verrà affidata esclusivamente a veicoli a zero emissioni. Mercedes ha l'obbligo di innovare, come lo ha fatto per i 125 anni passati. Nel futuro prevediamo una mobilità ecosostenibile, non solo una mobilità elettrica come appunto la Smart elettrica che vediamo qua, ma un'ottimizzazione dei motori a combustione interna. L'esempio pratico sono i nuovi modelli Blue Efficiency o anche i motori Blue Tech che stiamo lanciando sul mercato. Avremo un'elettrificazione di tutte le nostre vetture e poi chiaramente a medio termine vediamo la mobilità ad idrogeno come una possibilità di avere una zero emissioni a lungo raggio. Intanto il progetto pilota creato da Mercedes-Benz Italia in collaborazione con Enel, che vede protagoniste 100 smart elettriche attualmente in circolazione nelle città di Roma, Milano e Pisa, prosegue a ritmo serrato. Oggi abbiamo annunciato la messa in servizio, la messa in funzione della nuova infrastruttura elettrica, quindi della colonnina di ricarica che qui vedete e del sistema intelligente che gestisce la ricarica che abbiamo sviluppato come software insieme a Siemens. Tra le aziende destinatarie di una delle 100 smart elettriche c'è anche Siemens Italia, che ora è anche partner tecnologico del progetto. È l'inizio di una nuova era, è il giorno zero di quello che sarà la mobilità del futuro. E anche il giorno in cui celebriamo con orgoglio il fatto che noi e due grandi aziende, Mercedes nel settore dell'automotive e Enel nel settore elettrico, hanno creduto a un progetto che cambierà il modo di fare mobility nel nostro paese e nelle nostre città. Quale miglior panorama se non le montagne innevate di Innsbruck in Austria per testare le doti di stabilità e sicurezza della nuova Chevrolet Captiva. Il SUV della casa americana sarà disponibile a breve sul mercato con alcuni dettagli estetici rinnovati e con una nuova gamma di propulsori che ora potrà contare su un 3000 benzina da 258 cavalli e su un 2002 diesel da 163 e 184 cavalli. Ecco in anteprima le nostre prime impressioni. Se amate i giochi di parole, al primo sguardo potreste affermare che è diventata proprio cattiva, quasi come si richiede di essere a un SUV senza compromessi, soprattutto grazie a quel muso dall'aria più grintosa e personale che regala proprio questa sensazione alla nuova Chevrolet Captiva Model Year 2011, rinnovata nel design e ricca di contenuti inediti. Il frontale è completamente rivisitato, con una nuova fanaleria a prisma e un innovativo taglio dei fendinebbia, impreziositi dalla consueta doppia griglia sovrapposta, che ormai contraddistingue il marchio Chevrolet in tutta Europa. Il cofano è più ampio e arricchito da linee più dure, come i fianchi, aggiornati in alcuni punti come i passaruota. Ora più ampi, è in grado di accogliere ruote da 19 pollici, per una totale sensazione di forza. La coda, inoltre, grazie alla linea di cintura che sale leggermente, appare ora più sportiva. Una vettura che propone un rinnovamento molto profondo sul design esterno, direi in particolare l'anteriore si presenta profondamente rinnovato, dandole anche una maggiore identità e come dire, dal punto di vista proprio dello stile, del design, ma ci sono importanti novità anche sugli interni e soprattutto sotto il cofano. Sportività e piacevole senso di protezione, ciò che si prova a bordo di Captiva, oltre a una buona dose di ergonomia. La seduta è alta, confortevole e avvolgente, studiata per dominare la strada. Grande l'accessibilità ai sedili posteriori, che possono accogliere fino a 5 passeggeri, grazie a una terza fila di sedili a scomparsa presente nel piano di carico. Abbiamo una gamma di nuovi propulsori estremamente competitiva, motori che sono stati potenziati, sono dei motori 2200 centimetri cubici di ultima generazione con doppio albero a cam in testa, due potenze da 163 e 184 cavalli, complessivamente i motori turbo diesel
della nuova Captiva sviluppano una potenza mediamente superiore del 25% rispetto alla precedente generazione, con una contestuale riduzione delle emissioni di CO2 di circa il 12%, questo grazie proprio al lavoro che è stato fatto in termini di engineering su questi nuovi propulsori. I prezzi partono da 28.100 euro, anche se la commercializzazione sui mercati europei, prevista nella primavera del 2011, prevede un'interessante offerta lancio di 24.800 euro. Oggi con noi Fabio Maddaro, direttore della rivista Automobilismo. Insieme a lui scopriremo il nome del vincitore dell'iniziativa Tester per un giorno. Fabio, questo mese è numero ricco, mi ci ficco, davvero tante novità, tanti bei servizi, complimenti. Grazie, grazie. Prego. Mille. Parlane pure. Ma dunque, andiamo in ordine. Per esempio c'è la preview di Ginevra, con alcune anticipazioni su quello che troveremo al Salone a fine mese, ai primi di marzo. Naturalmente siamo italiani, per cui c'è ampio spazio anche per quanto riguarda le novità di casa Lancia, piuttosto che la novità Ferrari. In casa Lancia la cosa più importante, la novità più importante è la Ypsilon, ma ci sono anche altre cose piuttosto importanti come la nuova Tema, che viene definita molto ambiziosamente nuova Tema, in realtà è una Chrysler ribeggiata con un marchio Lancia, però insomma è comunque una cosa di un certo peso. Poi abbiamo altre cose naturalmente nel giornale, non solamente il preview di Ginevra, a cominciare da, per esempio, dalle nostre prove, che come mi auguro ogni mese sono particolarmente approfondite e spaziano un po' sulle novità più importanti del mercato. A nostro parere la più importante in assoluto di questo periodo è la Polo GT, che è anche in copertina, che è soggetto di copertina, ma ci sono anche altre prove magari di macchine tra virgolette meno importanti, ma altrettanto degne di nota, insomma. Poi ricordo che su questo numero, questo magari lo dico io, c'è un test che abbiamo fatto in collaborazione noi di Step Drive con Automobilismo, un test sulle 4x4 invernali, diciamo, un test che abbiamo svolto su neve e di cui potete trovare anche un articolo, un sunto proprio sull'automobilismo che è in edicola proprio da qualche giorno. Momento importante, dobbiamo proclamare il vincitore di Tester per un giorno, che ricordiamo è un'iniziativa fatta in collaborazione con Automobilismo e col giornale.it, oltre che con SetDrive, per il quale il vincitore o la vincitrice potrà provare in questo caso una Volvo V60, una meravigliosa vettura svedese, e scrivere poi un articolo su Automobilismo, uno su giornale.it, e fare con noi un servizio televisivo. Abbiamo dovuto scegliere alla fine tre finalisti tra le migliaia di iscrizioni che ci sono arrivate, e a te i primi due, io leggo l'ultimo. Bene. Dunque, occhiale per prego. Supporto visivo. Capisco. Allora, il primo è Fabio Cestari di Samarate in provincia di Varese. Il secondo finalista è Andrea Carlo De Marsico, che viene da Gessate in provincia di Milano. Mentre invece rullo i tamburi, squillino le trombe, the winner is una donna, viene da Anzio, provincia di Roma, e si chiama Francesca Bartoli. Fabio, finalmente una donna che vince Tester per un giorno. Si troverà bene con la Volvo V60? Penso di sì, spero di sì. Comunque è una bella cosa, a prescindere dalla Volvo, dalla V60, che ci sia una signora, una donna che partecipi a questo bel gioco, chiamiamolo così, insomma. E fa piacere a tutti, quindi anche a noi di Automobilismo. Quindi Francesca, ti aspettiamo, verrai contattata dalla nostra redazione per svolgere insieme a noi un servizio su questa Volvo V60, dopodiché scrivere un articolo con Automobilismo e uno con sul giornale.it. Ti aspettiamo. L'appuntamento di oggi non dimentica il tema legato alla sicurezza. La redazione di Safe Drive è stata infatti a Cervinia, in provincia di Aosta, dove Assogomma e Federpneus, le associazioni che tutelano e uniscono i costruttori e rivenditori di pneumatici presenti sul nostro territorio, hanno dato la possibilità di verificare concretamente l'affidabilità e l'efficacia dei pneumatici invernali in tutte le condizioni tipiche della stagione fredda, con e senza neve. Vediamo com'è andata. And
La stagione invernale è addirittura d'arrivo. È questo quindi il momento più appropriato per fare un bilancio sugli effetti che la campagna di sensibilizzazione sull'utilizzo dei pneumatici invernali ha avuto sugli utenti della strada. I primi dati pervenuti testimoniano come la cultura degli automobilisti stia profondamente cambiando. La stagione 2010-2011 si chiude infatti con una quota di vendita che supera abbondantemente i 6 milioni di pezzi, contro i 4,5 milioni di pneumatici termici venduti lo scorso anno. Un dato significativo che dimostra la volontà da parte del pubblico italiano ed europeo di investire sulla sicurezza. Merito anche di Assogomma e Federpneus, le due associazioni a tutela dei costruttori e dei rivenditori di pneumatici presenti sul nostro territorio, che da anni si battono per diffondere questo valore. La gente capisce perfettamente che la sicurezza stradale è un bene prezioso per tutti. Investire in sicurezza stradale fa bene, ma qui in questo caso non è un investimento, è un costo aggiuntivo. I pneumatici invernali e i pneumatici estivi costano a parità di marca, a parità di livello, la stessa cifra. Buona parte degli automobilisti di oggi è dunque consapevole che durante la stagione fredda, non solo in caso di neve, ma con una temperatura al di sotto dei 7 gradi, quando le strade si rivelano insidiose a causa di pioggia, brina e ghiaccio, gli pneumatici invernali possono salvarci la vita. A questo proposito, molto è stato fatto anche in campo legislativo, grazie all'introduzione di nuove disposizioni in materia di sicurezza stradale con il nuovo codice della strada. Ancora lo chiamiamo, molti lo chiamano pneumatico da neve, invece la legge lo ha cambiato in pneumatico invernale. Non è un fatto di semantica, è perché il prodotto è totalmente diverso. La legge dice e fa un ragionamento di prevenzione, quindi siccome è prevedibile che in inverno faccia freddo e quindi ci si trovi anche nelle condizioni di affrontare anche una nevicata, il legislatore ha voluto introdurre un'equivalenza tra pneumatico invernale e catena a bordo per un lungo periodo stagionale. Riconoscibili grazie alla marcatura M+S in luogo di mud e snow, ovvero fango e neve, gli pneumatici invernali hanno una migliore aderenza perché presentano tasselli con lamelle che intrappolano la neve e fanno attrito sul fondo ghiacciato. Ecco perché è importante montarli sempre agli inizi della stagione fredda, recandosi dal proprio gommista di fiducia per tempo. Carissimi amici, anche la puntata numero 191 di Safe Drive sta ormai volgendo al termine e come di consueto io desidero ricordarvi il nostro indirizzo di posta elettronica info@safe-drive.it per tutti coloro che si volessero mettere in contatto con la nostra redazione. Il nostro sito internet www.safe-drive.it che contiene tutte le news provenienti dal mondo dei motori e il nostro gruppo su Facebook, ovviamente Safe Drive, al quale vi invito di chiedere l'amicizia. Per questa volta è davvero tutto, la redazione di Safe Drive e Valeria Bocca vi danno appuntamento alla prossima puntata. Ciao!